per molti di noi è il volto dei servizi di Striscia la Notizia come esperto digitale. È però inoltre un divulgatore scientifico, membro del Comitato per la definizione delle strategie per l'intelligenza artificiale del Paese, nominato dalla Presidenza del Consiglio. Con i suoi servizi e le sue pubblicazioni ci guida nel mondo delle nuove tecnologie, mettendoci al tempo stesso in guardia dai rischi e dai possibili abusi. Quindi torniamo un po' sul tema un po' del filo rosso conduttore di oggi, quindi di andare oltre anche la realtà apparente, di andare a sviluppare un pensiero critico. Con grande piacere è con noi oggi Marco Camisani Calzolari. Lucina per wow, e qua c'è pieno di premiati, eh? È vero o no? Dopo io vi vedo, dopo guardo tutto. Allora, oggi sono venuto per parlarvi un po' di digitale, per parlarvi di quello che, vabbè, che conosco meglio, di quello, insomma, tra le poche cose che so, perché alla fine è il mio mondo da tantissimi anni, anche se sono, le dimostro così pochi, però in realtà sono 35 anni che mi occupo di digitale. Mamma mia, adesso è di moda, ma tutto questo cambiamento tocca tanti settori. Uno di questi è la scuola, eh? E la scuola è molto influenzata da quello che sta succedendo, perché ovviamente l'accesso alla conoscenza, all'educazione sta cambiando tutto. Pensate adesso, da pochi mesi, i ragazzi ovviamente tutti faranno finta di non usarlo, ma da quando c'è già GPT, silenzio, l'ha detto, questo è quello che stanno pensando i ragazzi dentro. Non esiste, non è vero che c'è, per fare tutto. Io voglio dire, sicuramente adesso bisogna capire come fare, perché ovviamente se si usa solo lui per fare i compiti o per studiare, lui lo fa al posto nostro e noi cosa impariamo? Però questo non significa che non sia un ottimo strumento, bisogna solo ripensare alla scuola, no? In modo che possa integrare queste opportunità dentro la normale educazione, che poi non c'è solo quella, perché oggi il mondo è così cambiato che dobbiamo sostanzialmente in fondo fare formazione continua, cioè dobbiamo continuare a imparare sempre, non smettiamo più di imparare, e purtroppo questa è una realtà che ci portiamo dietro e ce la porteremo dietro per i prossimi anni. Una volta si imparava una cosa, si finiva di studiare e dopo finita. Adesso non è più così. Adesso le cose cambiano, poi ci sono i MOOC, non so se ne avete mai sentito parlare, sono questi Massive Online Open Courses o Open Online Courses, e le università di tutto il mondo mettono a disposizione questi corsi, il MIT, no? Che è una delle più famose, Massachusetts Institute of Technology e altre, Harvard e così via, dove gratuitamente potete, andatele a cercare, cercate MOOC e vedrete che ci sono dei corsi che vi insegnano delle cose incredibili, anche perché nel mondo la tendenza è quella non più di avere la laurea, il master, ma il cosa sai fare. Allora si possono imparare delle cose verticali molto, molto, molto importanti, no? Molto belle. E poi si sta andando verso gli soft skills, una parola inglese che in realtà dietro fa vedere un po' tutto questo, no? Cioè tutte quelle competenze che vanno al di là di quello che impariamo a scuola, sapersi relazionare, sapersi concentrare, l'empatia, la sicurezza in se stessi, tutte queste cose che si possono imparare, no? La negoziazione, e si imparano peraltro proprio con quei corsi lì, no? E non si smette mai di impararli, perché il problem solving, cioè bisogna sapere delle cose che una volta bisogna sapere quando era nato Fosco, adesso bisogna sapere magari la differenza tra hardware e software. Ma sapete la differenza tra due software? Chi è che la sa qua? Bravo, e basta. Siete solo timidi. Bene, dovete fare. Ma come? È facile, ragazzi. Il software è quello a cui urli e l'hardware è quello che prendi a calci quando non funziona. Cioè, è facilissimo. Un'altra cosa che bisogna imparare è il mondo delle password, no? Bisogna, perché lì, ad esempio, no? Sapersi proteggere, sapere che dobbiamo cambiarla spesso, no? Lo sapete, no? Poi io vi metto in guardia sempre, sui miei social non pubblico io così al sole sull'aereo, ma pubblico prevalentemente cose utili per le persone, ogni giorno pubblico delle informazioni sugli ultimi, come dire, le ultime truffe che circolano, eccetera. E
una delle cose più importanti è la password. E fa parte proprio della... Vedete, sapete perché ve lo devo dire io da qua e non è normale? Perché in altre cose c'è stato il passaggio generazionale. Cioè, quando sono arrivate le automobili, i primi del secolo, dell'altro però, la gente veniva investita facilmente perché non sapeva che esistessero le automobili, quindi camminava per strada così, no? E poi, no? Dice, attento all'automobile, qua l'automobile, che è una vecchia barzelletta. E praticamente, dopo un po' è normale, quindi quando tu cresci in famiglia ti dicono, ehi, non attraversare la strada, sai? Dici, come mai? Perché passano le macchine. Ah, ok. E uno ci cresce con questa paura e quindi lo sa. Quando senti quel freddolino con la riettina qua che arriva qua, che noi facciamo, wow, non è niente, la nonna sa che poi ti viene la polmonite per quella roba lì, cioè lo sa e te lo dice, ok, attento alla password, non darla a nessuno, ancora i nonni così non ci sono, arriveranno, ce ne sono pochi, però non sono così, e allora lo devo fare io, ok, quindi attenti alla password, dovete non darla a nessuno, ma nessuno, 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 perché poi cosa succede? Oggi è San Valentino, no? Auguri a tutti gli innamorati, ma soprattutto poi ci sono anche quelli che purtroppo si lasciano. E quando si lasciano uno la passo dell'altro, fanno dei danni, stalking, un guaio, no? E la passo bisogna... Allora, per farvi vedere, c'è un video veramente divertente che volevo farvi vedere sulla passo. C'è gente che proprio non si rende conto e la passo proprio la... Guardate, è in inglese, però è sottotitolato. Guardate, fa riderissimo. How safe people's passwords are. What is one of your online passwords currently? It is my dog's name and the year I graduated from high school. What kind of dog do you have? I have a Chihuahua Papillon. And what's his name? Jameson. Jameson. And where did you go to school? I went to school back in Greensburg, Pennsylvania. What school? Hempfield Area Senior High School. Oh, when did you graduate? In 2009. Oh, great. It's like my cat's name and then just like a random number. Okay. So you had this cat for a while? Yeah, she's my childhood pet. Aw. And what's her name? Her name is Jolene. Jolene. So like a password of yours would be Jolie and then a number. Yeah. Like number one? Like my birthday. Oh, when is your birthday? June 12th. What year were you born? 95. Oh, great. So Jolie 6/12/95. Yes. Got it. So you mean to get my password right now? No, I cannot do that. But we all want to know what it is so we can tell you if it's wrong or not. Oh my goodness. 4, 6, 8, and then Israel. It's only three, but it's, you know, it's for me it's strong enough. I earned 1, 2, 3, 4. Gemma. 1, 2, 3. Spelled G-E-M-M-A. Well, most of them are in Italian. Oh, beautiful. Yeah, so like... Like, what's a good Italian pastor? My grandma's name. What's your grandma's name? Maria. Maria. So Maria is your password? Oh yeah, right here my password. Oh, yeah. È un problema, no? È un problema. È una tragedia, perché mancano i nonni, mancano, ci vorrebbero più nonni, no? E allora una delle altre cose che stanno arrivando è la realtà aumentata. L'avete visto, magari se poi è uscito quello il visore di Apple, sono video dappertutto, gente che fa così camminando, non so se li avete visti, no? Che cliccano ovunque nell'aria, tipo dei matti, e adesso hanno il visore, ma tra un po' non avranno manco più il visore, con la lente a contatto tra poco succederà che c'è gente che cammina così e tu dici vabbè è finita, pensate a un marziano, non ci invadono per quello, non è che non esistono. E la realtà aumentata comunque è molto interessante perché in realtà a parte gli scherzi ci permette di fare tutta una serie di cose, no? E a tutte le età, peraltro, non è che per forza deve essere una roba da giocare. Tant'è che, guardate, ad esempio, questi sono, no, sono delle cose utili che si possono fare, no? Vedi, la nostra vita presto sarà così, sarà normale avere informazioni aggiuntive su quello che vediamo, no? Sapere che cosa... non so, guardare le foto così piuttosto che parlare con persone che sono lontane o che non ci sono, dal punto di vista dello studio, no? Imparare nuove, vedere fisicamente quello che stiamo studiando, gestirsi, cambiare vestiti e guardarsi davanti allo specchio, sarà tutto molto normale, addirittura pensate che questo è di oggi, stamattina, ieri sera,
questo video con il Vision Pro dell'Apple. Hanno fatto questo, hanno incominciato con questo software a questo qui è un, sono dei chirurghi che stanno facendo un'operazione a un pancreas e stanno vedendo tutti i vari vasi live in tempo reale. Questa è una, non è una demo, è una cosa vera che è successa, un'altra che è successa proprio nell'arco di queste ore. E perché hanno, iniziano ad arrivare questi software. E poi c'è lei, l'intelligenza artificiale. Quella ormai è proprio dappertutto. Abbiamo parlato di ChatGPT, ma c'è di più. Se i social erano potenti una volta, adesso l'intelligenza artificiale è qualcosa di ancora di molto di più. Tant'è che oggi chi possiede i foundation model, si chiamano così, cioè la base, il software vero che fa funzionare, il motore che c'è dietro quel mondo, quindi dietro i vari ChatGPT per capirci, oggi è più potente degli stati. Cioè già, come sapete, vi ricordate i tempi anche delle ultime elezioni, quelle precedenti statunitense, i social network erano più potenti dei presidenti degli Stati Uniti, perché senza i social network non potevano essere eletti, no? E quindi immaginate cosa sta succedendo adesso. Ovviamente io sto scrivendo un libro adesso, si chiama Cyberumanesimo, e uscirà perché voglio che l'uomo sia al centro e spiego il perché è importante che l'uomo sia al centro, l'etica, tutta una serie di cose. Uscirà tra poco, tra un mese. Edito solo 24 ore, però non c'è ancora, quindi non è. E, però tratto questi temi e spiego che cosa sta succedendo. Ovviamente non ci sono solo le paure. L'intelligenza artificiale può essere pericolosa perché può essere in mano a pochi, finire in mano a pochi e di conseguenza fare cose in autonomia di cui né noi, nemmeno forse chi li ha costruiti, e lo hanno ammesso in alcuni casi anche loro, sanno cosa c'è dentro. Però c'è anche l'aspetto positivo. Pensate banalmente nel mondo della sanità, no? Quanto questo possa aiutare, no? A fare cose che prima non si potevano nemmeno immaginare. No, io collaboro con qua a Milano a distanza, ma con il San Raffaele, per cui peraltro adesso ho anche il coordinamento scientifico di un master proprio in questo, cioè in comunicazione della scienza, e si affrontano tutti questi temi. Ma pensate che oggi l'intelligenza artificiale serve per fare diagnosi, prevenzione malattie, esiste da tanti anni peraltro, se ne parla da poco, ma no, migliora i percorsi di cura, permette di erogare meglio l'assistenza sanitaria e tutta una serie di cose. Per cui questo è il lato positivo, perché poi come tutte le cose, come i coltelli, no? Lo puoi usare per tagliare verdure o per far male a qualcuno, per cui non è lo strumento ma è il come si usa. E poi c'è anche che il digitale, quando usato bene, ad esempio io vivo in uno stato, perché vivo in Inghilterra da 15 anni con i miei figli, la mia famiglia, dove la burocrazia quasi non esiste. E voi dite, oh, paradiso, no? Quasi tutto online, tutto funziona, cosa mia, porca miseria. Però ci dobbiamo arrivare anche qua. E in effetti i servizi pubblici, in teoria, con il digitale, usato bene, perché il digitale c'era anche prima, però dai, diciamoci la verità, poi alla fine andavi allo sportello e risolvevi, perché tante cose online funzionano male, perché sono state progettate male, no? E adesso però forse con la nuova carta d'identità elettronica che ti permette di essere più sicuro, di accedere, la patente, che non so se avete letto, ma incomincerà forse a entrare dentro l'APO, quindi non ha più bisogno di quello, insomma, un po' di cose che forse inizieranno a funzionare bene. Io vedo che quando il digitale è usato nel modo corretto, funziona e ti semplifica la vita, perché fa delle cose che, è chiaro, se poi non funzionano le cose, allora è ovvio che è peggio, no? E in più è utile anche alle piccole imprese, alle medie imprese, ai piccoli professionisti che oggi possono vendere dall'altra parte del mondo, cosa che prima non era, cioè, non era pensabile, no? Cioè non si pensava si potesse fare. Come poteva oggi uno che viveva, faceva mozzarelle in un paesino, vendere in tutto il mondo? Oggi lo può fare, e anzi lo fa. Chiaro, cambiano le cose, magari i negozietti incominciano a soffrire un po' di più, ci sono molti, molti grandi big online che portano via pezzi di mercato ad aziende fisiche, però anche quelle fisiche sono diventate, no, sono diventate digitali. Tuttavia, sicuramente si sono aperte opportunità che fino a ieri non c'erano. Poi bisogna anche un po' ripensare, no? Grazie al digitale anche un po' la cultura aziendale, no? Voi lavorate praticamente tutti in azienda e questa è un'azienda speciale,
Lo so perché per mille ragioni che conoscete anche voi, però di solito la cultura aziendale non sono tutti fortunati come voi, no? Perché a volte succede che ragionano in un modo un po' antico, no? Magari, non so, anche se il digitale potrebbe migliorare tutto, no? C'è magari il junior che cerca di risolvere un problema male, poi dopo c'è il manager che pensa di risolvere lui, però non risolve. E poi c'è il top manager che arriva, risolve, ma nel modo sbagliato. C'è anche un video di questo, lo faccio vedere, ma tipico meccanismo aziendale, guardate. Quello che dicevo, cioè il junior che cerca di risolvere, ma dice risolve, però non ce la fa. Allora il manager dice, no aspetta, Pier, adesso guarda, cioè che però niente. A quel punto arriva il top manager e dice ci penso io e risolve, ma nel modo sbagliato. E allora così il digitale serve, però non è che si va lontanissimo. Fortunatamente non tutte le aziende sono così, ma c'è un modo per migliorare, no? Per farlo in modo, per usarlo in modo diverso. E attualmente l'economia, che poi riguarda anche tutti i nostri soldi, no? Anche lì sfrutta il digitale e sfruttano anche noi. Voi sapete che quando non paghi un prodotto online, il prodotto sei tu. Perché? Perché ad esempio usano i nostri dati. Ma i nostri dati, quindi il mondo della privacy, non è solo nome, cognome, indirizzo. Noi ogni volta che ci giriamo, anche adesso, generiamo una marea enorme di informazioni. Dove ci troviamo, con chi siamo. Cioè il mondo Apple, il mondo Google in questo momento sa esattamente che tu sei vicino a lei e sei vicino a lei, siamo tutti in questa stanza. Poi questi dati fortunatamente non sono pubblici per una serie di ragioni, ma tra queste perché ci sono le leggi sulla privacy, che sono un po' quelle scomode, no? Quelle che diciamo wow, ma sì, ma però io volevo perché tutta questa, no, rottura di scatole, senza, ad esempio, quando hanno bloccato il ChatGPT in Italia l'anno scorso per proteggerci, no, da quello. Ma giustamente in molti sono lamentati, dicono ma chi se ne frega se ci portano via due dati, ma i nostri dati invece sono fondamentali, tant'è che quando li rubano, e online ce ne sono sempre di dati rubati, quello è un problema. Quindi dobbiamo non solo difenderci noi, ma pretendere anche che i big ci difendano in quel modo. E pensate banalmente alle password che si possono cambiare, e adesso con l'autenticazione biometrica, no? Quando date il dito, la faccia, se viene rubato quello, cioè se vengono rubati quei dati, mica posso cambiare il dito, mica posso cambiare la faccia. E quindi questo sarà un altro problemino. Sempre dal punto di vista, che ho detto, non voglio parlare solo delle opportunità, ma anche, no, dei problemi, per informarli e spiegare cosa sta succedendo. Per esempio, tutto questo digitale sta portando a un mondo pieno di rifiuti digitali. Zeppo, dappertutto. È un problema. Perché poi questi rifiuti digitali inquinano e rilasciano degli acidi che vanno a finire nelle falde acquifere, e poi noi ci beviamo l'acido, no? E quindi bisogna, questo peraltro riguarda un po' tutti noi, che a volte buttiamo via le batterie nella pattumiera, i cellulari dappertutto, quando in realtà a volte dovremmo darli, no? Dovremmo buttarli, riciclarli nei posti adatti e pieno, no? Si basta andare nei negozi, quelli della grande distribuzione, e hanno modo di... E poi c'è un altro problemino, che è che i nostri dispositivi contengono tutta una serie di cose che si chiamano terre rare, cioè provengono dalle terre rare, e purtroppo chi le estrae sono bambini di solito da 6 anni in su, e l'UNICEF dice che sono 40.000 i bambini tra i 6 e i 7 anni che lavorano quotidianamente nelle miniere di cobalto per estrarre questo. E quindi, come dire, tutto il mondo dei rifiuti non è solamente fatto dei nostri computer, ma anche di server e anche di questo, che rappresentano poi la parte più grande, la parte più diffusa, per non parlare adesso del fatto che l'intelligenza artificiale, per funzionare e fare tutte quelle belle cose, consuma una quantità d'acqua enorme, che prima o poi anche lì la pagheremo. Anyway, un altro piccolo problemino, ma che però anche un vantaggio, sono le disparità. Cioè, oggi c'è chi è connesso tanto e chi poco. Ed è importante pensarci a questo, no? Tant'è che si sta occupando anche da sempre, no? L'Italia, i vari governi, della connettività, della banda larga. Perché? Perché
perché sarebbe bello lavorare da qua a volte, per chi ovviamente, a chi piace, ma bisogna anche essere connessi, serve la banda. Attenzione su questo, io che vivo in Inghilterra non siamo messi male, là sono messi peggio, perché appena esci da Londra non prende più neanche il cellulare a momenti, quindi a volte ci lamentiamo, ma... E il digitale può essere, a proposito di disparità, può essere utile anche per alcune, no? alcuni casi, ad esempio è utile molto per chi ha delle disabilità, perché può partecipare in modo attivo alla società, cosa che prima è un pochino meno, perché oggi in fondo il corpo serve anche un pochino meno, cioè si può anche interagire solo con alcuni piccoli movimenti, o banalmente pensate alla realtà aumentata che ci permette di addirittura, no, con pochi gesti o sempre di più anche con il pensiero di interagire con questi mezzi, di produrre, quindi essere anche, come dire, parte viva, utile, operativa nella società, produttiva. Oltre a tutte le nuove tecnologie che sono straordinarie, un malato di Parkinson che prima faceva fatica a mangiare, oggi con le forchette che si autobilanciano, una piccola banalità che però non era possibile avere fino a qualche tempo fa, riesce a fare così. Un amputato oggi addirittura con le protesi di un certo tipo riesce ad allacciarsi le scarpe, cose impensabili sino a qualche tempo fa. Ma per ottenere tutto questo bisogna solo fare una cosa, dobbiamo mettere l'uomo al centro. Cioè, solo se ci ricordiamo che ci siamo noi, possiamo pensare di fare in modo che tutto questo sviluppo vada nella direzione giusta e non contro di noi, no? Ad esempio, pensiamo al mondo del lavoro, no? È straordinario quando l'uomo è aumentato, cioè noi lavoriamo, produciamo, facciamo il nostro lavoro meglio. Già è così da anni, pensate dal cacciavite in poi, no? Dal martello. Cioè, vuol dire, ci sono gli strumenti, sono sempre più complessi. È chiaro, non ci devono sostituire. Pensate ad esempio alle macchine che si guidano da sole. No? Ah no, questo è un sbagliato slide. Questa qui non è... Non sono quel tipo di macchine che si guidano da sole. Però queste sono quelle che si guidano da sole per davvero e permettono di fare tutta una serie di cose. No? Adesso ci sono c'è questa tensione, no? Tra, ad esempio, i taxisti a San Francisco e le persone che non amano le macchine che si guidano da sole perché un po' fanno danni. E un po' portano via dei lavori. Così come ci sono i robot, no? Che si parla di lavoro portato via dai robot, però secondo me è più una strada verso l'integrazione uomo e robot, uomo e intelligenza artificiale. È un po' sempre stato così, dobbiamo lavorare perché sia così. Ma sapete da quanto tempo che si parla di questa roba qua? Ho trovato uno dei primi, uno dei primi video in cui addirittura un animale perdeva il lavoro perché veniva sostituito da un robot. Ho le prove, guardate. Ok, però da sempre che si dice, in realtà la verità è che ci sarà una forte collaborazione tra uomo e macchina, tra uomo e computer, come c'è stato oggi. Per esempio, io dovevo venire qua a parlare, dicevo, cosa gli vado a dire? Fammi pensare. Allora ho detto, chiedo a ChatGPT. Allora ho detto ieri, no? Ho detto, dovrei andare a parlare a un evento organizzato da Coppa Italia dedicato ai suoi dipendenti che vengono premiati per i risultati ottenuti. Devo trattare il mondo digitale e le sue opportunità. Cosa mi consigli di dire? Così, per uno speech di 30 minuti? Proviamo. E lui mi ha detto, guarda, attenzione, mi ha detto, per un discorso di 30 minuti, puoi strutturare l'evento, introduzione all'era digitale, no? E dici, come un excursus, ora non leggiamo tutto, ma opportunità nel mondo digitale. Poi, non gli ho detto altro, poi esempi concreti di successo, legate al digitale, guarda, all'interno della coppa addirittura, le sfide dell'era digitale, no? Con le nuove tecnologie, eccetera, apprezzamento e motivazione. Vai, no? Bravi, vai, così, no? E quindi questo, no? Però poi ho detto, aspetta un secondo però, mi scrivi proprio anche il discorso, così, ma sai,
discorso di apertura. E lui lo scrive, però mentre lo scrive, aspetta, poi vedi che Ale, un giorno con le cesarine, cioè c'è anche le sorgenti da dove è andata a prendere queste informazioni. Mi scrivi il discorso di apertura e lui un po' si sbaglia, no? Perché dice, guarda, gentili ospiti, colleghi e amici, oggi ci troviamo qui non solo per celebrare i successi e i traguardi raggiunti, ma anche per riflettere sul cammino che abbiamo intrapreso insieme. Allora dico, non hai capito, aspetta un attimo. Allora fermo e dico, aspetta un attimo, adesso io sono uno speaker esterno, no? Perché sennò dice, non collaboro, no? Continuativamente con loro. No, quindi scrivimi adesso il discorso di apertura, per favore, ora che ti ho spiegato un pochino meglio. Vediamo cosa fa e in effetti stavolta ce la fa. E ve lo faccio, se volete. Cari amici e colleghi della Coop, è un grande onore per me essere qui con voi come speaker esterno. In questo momento rappresenta una splendida opportunità da condividere idee, riflessioni, prospettive sul futuro digitale che ci attende in questo straordinario viaggio verso l'innovazione. La Coop ha dimostrato di essere non solo un leader nel settore della distribuzione, ma anche un esempio vivente di come le aziende possano trasformarsi, adattarsi e prosperare nell'era digitale. Mamma mia, sembra proprio scrivere. Nel mio discorso esploreremo insieme le opportunità, parleremo come sfruttare. Concludo augurando a tutti una giornata ricca di ispirazione e di nuovi. Pazzesco. No? Cioè, addirittura voi pensate che io faccio dei video in italiano e poi c'è un softwareino, andate online, si chiama A-Gen, dove questo qui è un video che ho fatto ieri mentre stavo arrivando. Come fare ad aiutare? Che ho pubblicato online, se mi seguite l'avete visto. Fanno male da sole comprando cose assurde. Ok? L'ho caricato, guardate cosa viene fuori. In inglese, così. Con la mia voce. Con labiale. Allora uno magari si può sentire un po', no, un pochino indietro, dice adesso, mamma quanta roba, però non è mai troppo tardi. E qui no, perché mi ha detto già GPT di finire positivo, no? Allora, non è mai troppo tardi, c'ho anche l'immagine del non è mai troppo tardi, no? Il vero nostro nemico, amici, è questo, abbiamo sempre fatto così, non possiamo più vivere di abbiamo sempre fatto così. Proprio non si può. E a volte, in effetti lo capisco, ci si trova un po' in questa situazione, no? Cioè, io arrivo con la ruota e dico, no, grazie, siamo troppo impegnati. E per forza, se non c'è la ruota fai una fatica pazzesca. Però, no, è difficile, no? Il cambiamento non è mai facile. Allora ho detto, aspetta, però fammi proprio chiudere, come mi ha detto già GPT, con positività. Allora, cerca di qua, cerca di là. Dov'è l'immagine della positività? L'hanno trovata una, secondo me è proprio perfetta per la positività, guardate. Cioè voglio dire, più positiva di così, hai capito? La pozzangherina, lei è contentissima, è felice. E poi ci serve anche il coraggio, ho detto una che rappresentasse il coraggio, e vai, e anche lì ci siamo. E poi per chi dice, urca quante cose che mi ha detto il Marco, parlo così perché siamo a Milano, se fossimo a Roma, vedi quante cose mi ha detto Marco. E allora adesso sono un po' in ritardo, no, tranquilli, ce la possiamo fare, volevo una slide proprio, sai, abbiamo detto motivazionale, proprio, guarda, questa spacca tutto proprio, vai così, non è male. Va bene amici, allora standing ovation, perché standing ovation è anche da seduti, anche da seduti. State, anche da seduti. Se volete seguirmi sui social, inquadrate questo cosino qua e vi porta nelle mie pagine, tanto non mi trovate sempre, come ho già detto, faccio solo cose sensate. Io rimango qua con voi, cioè, vero? Innanzitutto grazie di nuovo Marco Camisani. Rimango qua. Allora, grazie Marco, rimango pure sul palco.